C'è un personaggio della saga di Super Mario a cui non hanno mai dedicato un videogioco. E no, non sto parlando di Waluigi, ma di un personaggio molto più maltrattato e molto più famoso, ovvero del Twomp. Ok, non ha tutto questo grande carisma, però gli dobbiamo fare un videogioco, dai, è giusto che sia così. Quindi in questo video andremo a creare un videogioco per il Twomp. Buona visione! Partiamo col decidere il tema principale del gioco e già qui abbiamo il primo grande problema. Che videogioco possiamo fare col Twomp? Nel senso, va solamente avanti e indietro e potremmo farlo saltare. Beh, ho avuto tre idee. La prima era quella di sostituire Mario col Twomp, quindi il Twomp saltava su Mario in un normalissimo livello, ma l'idea non mi è piaciuta. Un'altra idea era quella di fare stare il Twomp fermo. Arrivava Mario e tu dovevi saltare al momento giusto per schiacciarlo, ma anche qui il gameplay era piuttosto noioso. L'ultima idea che ho deciso di approvare era l'idea secondo la quale il Twomp si trovasse su Geometry Dash, praticamente. Perché questa idea? Non lo so. Mi piace? Sì, è oggettivamente bella? Non proprio, però ho deciso questa. Dopo aver deciso il tema principale del gioco, dobbiamo passare alla ricerca delle immagini e dei suoni. E io qui sono stato molto avvantaggiato, dato che, se non l'avete visto, andate a recuperare il video nel quale ricreo Super Mario Bros. Dopo 40 anni, avevo, proprio per via di quel progetto, già tutte le immagini e tutte le musiche necessarie. Adesso vi voglio parlare di una piccola chicca, o meglio di una stranezza di come io ho programmato questo videogioco. Infatti voi pensate che sia il Twomp a muoversi, ma in realtà è il livello che si muove verso il Twomp. La cosa più strana di questo videogioco è che il Twomp salta. Questo perché nel primo Super Mario Bros. Per NES il Twomp non ha mai eseguito un salto. Lo abbiamo visto saltare a tempo di musica in New Super Mario Bros. DS e in Super Mario Maker può addirittura volare. Quindi considerandola una ricomposizione temporale ci può stare. Adesso che ho il livello e il Twomp, mancano solamente le monete, che sono state piuttosto semplici da inserire insieme ai blocchi di mattone che il Twomp non può distruggere perché uno potrebbe bloccarsi nel livello senza quei blocchi e due non penso sia abbastanza forte da rompere dei blocchi. Magari, chi lo sa, potremmo fare dei power-up, qualcosa. Fatto ciò che mi sono fermato dopo questo punto e se eventualmente vorreste una parte 2 con un altro livello, con nuovi potenziamenti, con anche Mario che magari viene bullizzato dal Twomp, fatemelo sapere nei commenti. Visto il risultato finale, spero che questo video vi sia veramente piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un commento, un like, iscrivetevi e noi ci vediamo per la parte 2 o per un prossimo video. Bella ragazzi!